12 aprile 1484. Nasce a Firenze Antonio da San Gallo il Giovane, pseudonimo di Antonio Cordini. Grande architetto, molto attivo durante il Rinascimento e il Manierismo, lavora soprattutto a Roma al servizio della Chiesa e diventa giovanissimo l'aiuto del Bramante, architetto del cantiere di San Pietro. Il suo primo lavoro autonomo è la costruzione di Palazzo Baldassini. Nel 1536 Papa Paolo III lo nomina architetto di tutte le fabbriche pontificie. Fra le opere più significative, la chiesa in mattone travertino di Santa Maria di Loreto nei pressi della Colonna Traiana. Si deve ad Antonio da San Gallo il Giovane anche il magnifico Palazzo Farnese, ora sede dell'ambasciata di Francia e una volta abitazione del cardinale Alessandro Farnese, diventato poi Papa Paolo III. Muore nel 1546.